campagna del rinnovamento il congresso provinciale di Rovigo, dove arrivano un nuovo coordinatore e una nuova sede. Alla guida del SAB eletto Luigi Di Cuonzo, già segretario provinciale. A tenere a battesimo l'evento avrebbe dovuto esserci Giuliano Xausa, segretario nazionale Fabi e commissario nell'ultimo anno della struttura provinciale. Purtroppo, per motivi di salute, è dovuto lasciare Rovigo all'improvviso. A portare il saluto della segreteria Franco Casini, segretario nazionale amministrativo. È un piacere per me essere qui oggi ad inaugurare un nuovo corso per questo SAB, che ho visto crescere in termini di iscritti, anche in modo importante. Avete attraversato qualche difficoltà e ringrazio Giuliano Xausa che vi ha accompagnato fin qui, permettendovi di iniziare una nuova fase della vostra storia, ha esordito Casini. Quindi un passaggio sulla situazione generale nel paese e nel settore. Stiamo attraversando un periodo insidioso, prima la pandemia e ora la guerra in Ucraina hanno contribuito a creare una serie di problematiche che non riguardano solo il mondo strettamente bancario o economico, ma che si ripercuotono sull'intera società. In questo contesto, ha proseguito Casini, il nostro settore ha dovuto fronteggiare situazioni, a volte anche critiche, che ancora non si sono risolte. Ora, dopo uno stop che si è protratto con lo scoppio della guerra, dobbiamo essere pronti ad affrontare le prossime aggregazioni tra gruppi bancari, perché riprenderanno a breve. Per questo il rinnovo del contratto nazionale ha un posto centrale, perché rappresenta l'unico strumento di difesa della categoria e va difeso in tutti i modi consentiti. A partire dalla contrattazione aziendale, non possiamo permettere fughe in avanti in contrasto con il contratto nazionale. E poi gli altri argomenti spinosi, le difficoltà organizzative interne alle banche che si ripercuotono sui lavoratori, lo smart working, l'avvento del digitale che invece di un'opportunità rischia di trasformarsi in un problema, le pressioni commerciali. Aperte quindi le votazioni che hanno visto l'elezione del nuovo coordinatore, Luigi Di Cuonzo. Un ringraziamento particolare a tutti i colleghi che mi hanno votato la fiducia nominandomi coordinatore del SAB di Rovigo. Un'esperienza per me nuova, molto emozionante e che cercherò di fare con tutte le mie forze, come è sempre stato fino adesso, insomma, tutti i ruoli che ho ricoperto. Oggi partirà una nuova avventura per la Fabi di Rovigo, dove cercheremo di farla crescere sempre di più. Dopo un anno di intenso lavoro, di rinnovamento di tutti i colleghi all'interno della nostra struttura, cercheremo di far sì che la Fabi dimostri sempre ancora di più la sua forza anche nel nostro territorio provinciale. A fine congresso, taglio del nastro per la nuova sede del SAB di Rovigo.